In tutte le città del mondo, il tempo si misura in maniera orizzontale. A Parigi, Londra, New York, per fare un chilometro, puoi impiegare 20 minuti, mezz'ora. Esiste una città, invece, dove il tempo è verticale, perché su quello stesso sasso c'è passata la storia. Questa città è Roma. E a Roma, per fare lo stesso tragitto, impiegherai 2773 anni. Il desiderio dei neoromani è sempre stato quello di vedere Roma vuota. Ecco, il desiderio di oggi è di non rivederla mai più così. Ma dentro a sto silenzio mi è venuto un dubbio. Ma non è che è stato il Marchese del Grillo che ha acchittato il più grande scherzo della storia? Sor Marchese! Sor Marchese! E famola finita con sto scherzo, no? Mi pare che stavolta avete tantinello esagerato, sor Marchese! Vedere Roma così fa paura, fa impressione. Mi sembra di sentire tutte le voci vostre che state a casa. Dicemo tra un po' uscimo, ma che scimo a fa? Uscimo, ma andannamo. Dice, qui ci vuole un miracolo. Sanitario, economico. Roma non rinascerà, l'ha detto qualcuno. Oh. Roma rinascerà più bella e più stupenda che prima. Bravo. Grazie. Perché Roma storicamente è sempre rinata. Dopo la peste, dopo il colera, dopo i barbari. Scusatemi, E quindi Roma rinascerà anche stavolta. E dopo due mesi che stiamo a ascoltare scienziati, virologi, siamo tutti un po' rimbambiti. Però secondo me ne usciamo con due certezze. Guanti e mascherine? No? Papa Francesco e Roma. Ai guanti e ai mascherine ci pensavo da solo. Questa è la storia che parla dei due simboli di Roma e di Papa Francesco. Venite con me. Il 15 marzo Papa Francesco è venuto qui a Via del Corso, ma non per andare ad Alessandro, il suo ottico personale che sta a Via del Babuino qua dietro, e neanche per andare a fare shopping da Zara. È venuto qua perché questo è il centro della Roma miracolosa. Qui dietro c'è la Madonna del Pozzo, qui proprio a 20 metri la Madonna dell'Archetto. Più avanti ci stanno Palazzo Chigi e Montecitorio, dove non fanno miracoli, fanno un sacco di danni, ma questo non è colpa né mia e di Papa Francesco. È venuto qua per pregare davanti al Cristo di San Marcello al Corso. Quel Cristo così bello e intenso che quando lo guardi sembra che t'abbraccia. Al Cristo di San Marcello i romani hanno voluto subito bene, perché è vero, intenso, sembra che te tocca quasi, che t'abbraccia. Però succede un fatto, è il 1519, questa chiesa va totalmente a fuoco. L'indomani i romani accorrono e sotto le ceneri trovano il crocifisso intatto, con il lumino dell'olio santo ancora acceso. È stato un miracolo, gridano tutti al miracolo. Tant'è che tre anni dopo, quando scoppia la peste, il Papa decide di portarlo in processione per Roma. Le cronache dell'epoca raccontano che dove passava quel crocifisso la peste finiva. Rimane in processione per 16 giorni, dal 4 al 20 agosto. Da quel momento il Cristo di San Marcello è diventato uno dei simboli di Roma. Ecco perché Papa Francesco se l'è portato a casa per pregarci da casa sua, in smart working. Ma stavolta pure Papa Francesco ha capito che aveva bisogno di una mano. E allora si è fatto portare a San Pietro la Madonna Salus Populi Romani, un'icona che è la vera protettrice di questa città. E se l'è fatta portare da questa chiesa. Santa Maria Maggiore, la più grande dedicata al culto della Madonna, l'unica che ancora conserva la sua struttura originale. Ma partiamo dall'inizio. Il culto della Salus Populi a Roma è un culto antichissimo. Risale al 300 avanti Cristo, è precristiano. Ed era il culto legato alla rinascita e alla madre terra che proteggeva Roma. Ma
quel culto verrà attribuito a un'icona che se lo guadagnerà sul campo, un'icona particolarissima, che Sant'Elena, la mamma di Costantino, trova a Gerusalemme, un'icona attribuita a San Luca. E quell'icona se l'è veramente guadagnato sul campo, il titolo di Salus Populi Romani, la protettrice di Roma. Ha protetto questa città dal colera, dalla peste, dall'invasione, è diventata il riferimento per tanti papi. Ma c'è un fatto. Nel 590 la città è stata decimata dalla peste. Il Papa la porta in processione e quando arrivano sotto il mausoleo di Adriano, sopra quel monumento vedono l'arcangelo Michele che rinfodera la spada. La peste era finita. Da quel momento quel mausoleo sarà dedicato all'angelo, Castel Sant'Angelo. Ma questa è un'altra storia. La storia di oggi parla di due simboli, del crocifisso di San Marcello e della Madonna Salus Populi Romani. Quando l'ho visti sul sagrato di Piazza San Pietro, qua al centro Papa Francesco, non ve so dire quello che mi è successo. Perché al centro di quella piazza è come se c'ero io, mi aveva chiamato per nome, c'era l'anima di Roma. È come se Conte stasera durante la conferenza stampa comincia a fare Stefano, Gianluca, Robè, Valerio, non chiama gli imprenditori, i ristoratori, ma ci chiama per nome. Per questo rinascerà a Roma. Rinascerai Roma, tra le braccia di un padre che ti sostiene quando la vita si fa dura. Rinascerai dall'amore di mamma che è rimasta sempre pura. Rinascerai da un dottore che non te conosce eppure te dà la cura. Da un vecchietto zoppo che si è preso sulle spalle tutta la paura. Rinascerai Roma dal calore de ste mura. Rinascerai mondo, non abbiate paura.